Buongiorno e bentrovati. Con questo video vediamo oggi come poter lavorare con la watchlist di Bitrader. Partiamo dalla finestra di apertura, dalla pagina welcome del nostro software e possiamo accedere alla watchlist in due modi, o dall'icona sulla nostra pagina, proprio questa grande, oppure dall'icona più piccola qui sopra nel menu. Quindi clicchiamo e automaticamente ci crea il tab in alto a sinistra con la scritta watchlist. Come possiamo fare per animare questa watchlist? Possiamo caricare dei simboli, quindi dobbiamo cliccare come prima cosa sull'icona Add Symbol. Add Symbol e ci apre la finestra di Symbol Selection. Andiamo a selezionare un titolo per poterlo inserire, un titolo che tratti abbastanza. Quindi Fiat, doppio clic e lo inseriamo. Ecco qua. Vedete, automaticamente mi si compila la riga del titolo inserito, lavorando in push man mano che il prezzo sul book viene scambiato. Noi teniamo sempre in considerazione il primo gradino di book, quindi il primo bid, il primo ask con le relative quantità e più il prezzo last e il volume. Possiamo inserire quanti simboli vogliamo, anche attraverso la selezione multipla, cioè possiamo selezionare ad esempio Atlantia e poi tenere premuto il tasto maiuscolo della tastiera e ci seleziona di seguito più titoli, oppure se vogliamo più titoli però non uno sotto all'altro, possiamo selezionare Atlantia, premere il tasto maiuscolo. Puoi andare a selezionare un altro titolo tipo Enel, poi un altro ancora tenendo premuto il maiuscolo Eni, Exor e poi dare OK. In questo modo, vedete, abbiamo inserito più titoli, però distanti fra di loro all'interno della lista di selezione. È un piano un po' alla volta, mi si sta compilando, mi si sta riempendo la mia griglia di lavoro. Vedete, ad esempio, mancano solo i due volumi di Atlantia, di Exor. E qui ho sostanzialmente tutto quello che mi serve per monitorare a livello di numero, non grafico, ma soltanto di numero, i titoli che io seleziono. Posso anche inserire dei titoli che custom, diciamo, cioè noi abbiamo predisposto delle liste fra i titoli più usati, però diciamo che un utente lavora con un titolo, uno strumento, un future. Una volta ogni tanto, e allora non ha bisogno di inserirlo fra i preferiti, però lo digita qui. Come ad esempio, se io volessi vedere il future sul DAX, basterebbe che indicassi il simbolo di questo future, FDX C1, nella parte, vedete, custom simbolo. Posso anche indifferentemente lasciare invariato la compilazione sotto e dare ok. Automaticamente mi dovrebbe comparire qua, in questo caso non ho l'informativa Eurex, quindi facciamo il FIB, scusate, IFSC1, vedete, il future sul nostro indice, diamo ok e automaticamente eccolo qua, mi compare. L'unica cosa è che se io vado di nuovo in Add Symbol, questo FIB, il future qui, IFSC1, non lo trovo di nuovo, dovrei di nuovo ri riscriverlo. Ecco la differenza fra Custom Symbol e Select Symbol. Bene, con questo primo video direi che siamo arrivati a un punto di capire come popolare la nostra watchlist. Nei video successivi vedremo come lavorare con le varie colonne, con i vari time frame e con i vari indicatori. Grazie e al prossimo video.